Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina che dedichiamo alla cronaca. Nel Foggiano sono state arrestate 4 persone accusate di caporalato. Gestivano gli affari attraverso lo sfruttamento di oltre 100 braccianti extracomunitari. Nuovo giro di vite contro lo sfruttamento di braccianti nel Foggiano. La Guardia di Finanza di Foggia infatti ha arrestato 4 uomini accusati di caporalato per aver impiegato illecitamente circa 100 braccianti extracomunitari. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di un cittadino extracomunitario che aveva segnalato di aver lavorato insieme ad altri suoi connazionali nella raccolta delle olive senza essere stato messo in regola e né retribuito. Le attività investigative hanno consentito di ricostruire lo sfruttamento di centinaia di braccianti di origine africana, per lo più reclutati a Borgo Mezzanone e impiegati in condizioni di lavoro degradanti. Al centro delle indagini un caporale proveniente dalla Costa d'Avorio che, in contatto con alcune cooperative agricole locali, si occupava di reperire i braccianti e trasportarli stipati in un furgone dalle baracche dell'ex pista di Borgo Mezzanone ai campi. I lavoratori, con turni di lavoro anche di oltre 10 ore senza alcun strumento di protezione individuale e in ogni condizione meteorologica, percepivano nella maggior parte dei casi circa 15 euro al giorno, pagati a cottimo poco più di un euro per ogni contenitore di ortaggi lavorato. Dalla paga giornaliera poi veniva decurtata una somma anche di 5 euro per il trasporto. Sulla base del quadro indiziario raccolto anche mediante intercettazioni telefoniche e documenti rinvenuti nel corso delle perquisizioni effettuate mentre erano in corso i lavori nei campi, il GIP di Foggia ha disposto gli arresti domiciliari per il presunto caporale e i gestori di altre cooperative agricole. Andiamo a Bari, dove sono stati confermati gli arresti per 2 persone vicine al clan Strisciuglio. Gli stessi si sono resi responsabili dell'omicidio di Michele Ranieri, avvenuto l'11 settembre del 2019 nel quartiere San Pio. Sono state eseguite 2 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 2 uomini coinvolti nell'omicidio di Michele Ranieri, avvenuto alla periferia di Bari, nel quartiere San Pio, l'11 settembre del 2019. Riconosciuti ai 2 uomini gravi indizi di colpevolezza, un 38enne censurato e già detenuto per altra causa e indagato per omicidio in concorso, porto e detenzione di arma da fuoco. Il secondo uomo, di 36 anni, è indagato per false informazioni al pubblico ministero. Ad entrambi è stata contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, la sera dell'11 settembre del 2019, in pieno centro abitato presso il quartiere San Pio, il 38enne, su mandato del capo dell'articolazione locale del clan Strisciuglio e con il supporto di altri 2 indagati, avrebbe esploso vari colpi di arma da fuoco nei confronti di Michele Ranieri, all'epoca 39enne, ritenuto esponente dell'articolazione di Bari Carbonara del clan Strisciuglio, inseguendolo anche con un motociclo e colpendolo nuovamente fino a quando ha causato la morte. Riguardo invece all'altro arrestato, avrebbe omesso di fornire informazioni utili ai fini delle indagini, rendendo dichiarazioni false. Le indagini condotte dai militari del reparto operativo, nucleo investigativo e coordinate dalla DDA di Bari sono state eseguite mediante servizi di osservazione e pedinamento e per mezzo di attività tecniche, supportate inoltre da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Il mandante, già condannato in primo grado, secondo la tesi accusatoria, avrebbe commissionato l'omicidio allo scopo di affermare il predominio del proprio gruppo criminale mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa. Rimaniamo nel Barese, andiamo a Sant'Eramo in Colle, dove questa mattina è morto Luigi Labarile, di 71 anni, dopo una violenta colluttazione avvenuta nella sede della sua agenzia assicurativa. Il presunto aggressore è stato individuato dai carabinieri, si tratta di un uomo di 49 anni. Nel corso della colluttazione, a quanto si apprende, il 71enne avrebbe battuto la testa dopo una caduta per poi morire. La posizione dell'uomo di 49 anni adesso
processo e al vaglio degli inquirenti. Voltiamo pagina, occupiamoci di politica. Candidato sindaco di Bari, il centrosinistra alle prese con il quesito proprio delle primarie. Se ne è parlato tra gli altri temi questa mattina presso l'Anche Cinema di Bari. Sul tavolo i temi della salute mentale, dell'inclusione lavorativa e del disagio giovanile tra le sfide che attendono la città di Bari, ma l'evento di lancio dell'associazione Officine Progressiste presieduta dall'onorevole Marco Lacarra nel Totonomi per la candidatura prossimo sindaco di Bari per il centro-sinistra non poteva non essere anche l'occasione per parlare delle prossime amministrative. Ancor di più perché all'appuntamento hanno partecipato tra gli altri il sindaco uscente Antonio De Caro, il segretario pugliese del PD Domenico De Santis e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sui nomi a candidato sindaco nessuna fuga in avanti è stato ribadito. Il dibattito è aperto e acceso però sul ricorso o meno alle primarie che nell'ambito della coalizione i civici rivendicano con forza e i 5 Stelle respingono con altrettanta forza. Io personalmente, come vi ho detto, se non c'è la sintesi è l'unico strumento che vedo per poter, come dire, in qualche modo delineare la figura del candidato sindaco anche sulla base di una partecipazione democratica e di un consenso democratico. Chi non le vuole spieghi perché non le vuole. Alcune forze non ritengono le primarie lo strumento essenziale. Noi riteniamo che invece possano essere uno strumento se il tavolo dei partiti non sarà in grado di trovare un nome unitario. Noi lavoreremo su un nome unitario, lo faremo prima di tutto all'interno del PD, arrivando a una candidatura unica del Partito Democratico per provare a portarlo al tavolo del centro-sinistra e provare lì a trovare convergenze. Se non ci saranno convergenze da parte di tutti o se ci saranno altri candidati, in estrema Lazio io non vedo altri metodi se non quello delle primarie. La regola sono le primarie, poi è chiaro che non sono obbligatorie, se si trova una soluzione che le riesca anche a superarle può anche andare bene, però sinceramente, se proprio devo dirla, è molto più divertente fare le primarie. Lei recentemente ha espresso l'opinione secondo cui sarebbe meglio evitarle, lo conferma e eventualmente perché? La scelta del candidato sindaco del centro-sinistra la farà la comunità del centro-sinistra, come è sempre successo. Se si riesce a trovare una candidatura unitaria, tanto meglio, ci evitiamo le primarie e vuol dire che convergiamo tutti sulla stessa personalità. Ce ne sono tante di personalità che possono fare il sindaco della città di Bari nel campo del centro-sinistra. Se non si riuscirà a fare sintesi, ci saranno le primarie, come è sempre accaduto. Il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà nuovamente in Puglia, in provincia di Foggia, Cagnano Varano. Questo accadrà il 28 settembre per assistere ad una esercitazione del reggimento Serenissima, ovvero il reparto d'assalto anfibio dell'esercito italiano. La dimostrazione è in programma alle ore 11. La città di Grassano, spostiamoci in Basilicata, insignisce della cittadinanza onoraria la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano. Noi qui da bambine abbiamo imparato a vedere le stelle. Ha commentato così il momento del conferimento dell'onorificenza di cittadina onoraria di Grassano in provincia di Matera, Margherita Cassano, prima donna a guidare la Corte Suprema di Cassazione, eletta dal plenum del CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica, lo scorso febbraio, già prima donna nel 2020 ad assumere l'incarico di Presidente aggiunto degli Ermellini. Fiorentina di nascita e lucana di origini, infatti il padre Pietro Alberto era di San Mauro Forte, mentre sua madre Anna Materi di Grassano. Ed è stata proprio questa comunità a voler riconoscere sia alla presidente Cassano che alla sorella Alessandra, medico-oncologo e professoressa associata della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Gemelli di Roma, la cittadinanza onoraria grassanese. Un grandissimo valore affettivo e istituzionale, affettivo perché rinsalda i vincoli con la nostra terra di origine, che ha tanto contribuito alla nostra cultura e continua a essere presente nella nostra vita, istituzionale perché è uno stimolo ad impegnarci ancora di più in favore della collettività che ci ha riempito il cuore e ci ha dato nuovo motivo di speranza. Siamo state molto felici di avere questa formalizzazione, possiamo dire, ma di un sentimento di profonda integrazione, di ricordo, di esempio, di stile.
La cerimonia è avvenuta a margine di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale aperto al pubblico, al quale hanno partecipato, oltre alle massime cariche politiche, religiose e militari della regione, anche il primo cittadino di Bari, Antonio De Caro, e Nicola Armentano, in rappresentanza del Comune di Firenze. Valore aggiunto per la nostra comunità e non solo Grassano, ma l'intera Basilicata, perché sono due professioniste che comunque potranno dare qualcosa per quanto riguarda le nostre comunità. A Bari, dove nella sede dell'acquedotto pugliese è stato presentato il nuovo codice dei contratti legati agli appalti, un argomento che interessa non soltanto gli enti pubblici ma anche quelli privati. Meno burocrazia, procedure più snelle e veloci, ma anche una più ampia discrezionalità affidata alla pubblica amministrazione. Sono queste le principali novità previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, di cui si è parlato nella sede di Acquedotto Pugliese nel corso di un incontro organizzato da Nexima e Diche Giuridica Editrice. Ci si domanda sempre se è una riforma o una rivoluzione, se le cose cambiano o si finge di cambiarle. In questo caso direi che è una rivoluzione culturale, perché si parte dall'idea che il codice è uno strumento per raggiungere un risultato. Il risultato è la crescita del Paese, quindi gare non più complesse, lunghe, inutili, ma gare finalizzate a un risultato. La miglioria principale è la sburocratizzazione, la semplificazione, quindi procedure veloci. L'altra miglioria è la responsabilità, l'amministrazione ha un potere decisionale meno ingabbiato da regole asfissianti. La terza miglioria, che è la vera rivoluzione, è la digitalizzazione. Il ciclo di vita dei contratti è completamente digitalizzato. Con questo codice l'obiettivo è differente ed ridiventa quello principale, e cioè realizzare le opere, ottenere i servizi e le forniture. Ragione per cui le modalità con cui si raggiungono questi obiettivi sono soltanto dei mezzi per raggiungere gli obiettivi. È un cambio di paradigma completo rispetto al passato. Certo, occorrono molte risorse umane ed economiche per attrezzare le pubbliche amministrazioni, ma dovranno attrezzarsi anche gli operatori economici che partecipano alle gare, dovranno diversamente operare gli operatori giuridici, perché cambia il meccanismo di valutazione degli affidamenti. Si chiama Chilometro Verde del nuovo polo tecnologico per sviluppare l'economia circolare, nato a qualche chilometro da Foggia. Chilometro Verde è il polo tecnologico per l'economia circolare e le fonti rinnovabili, inaugurato a Borgo Cervaro, a pochi chilometri da Foggia. Esempio di riqualificazione industriale da parte di Sistemi Energetici, operata sulla struttura ex Ferrovie dello Stato, lunga appunto un chilometro, 200.000 metri quadri, con 47.000 di fabbricati industriali ed uffici dismessi. Le rinnovabili oggi sono una necessità, cioè non è soltanto la Sistemi che se ne deve occupare, ce ne dobbiamo occupare tutti, ecco perché abbiamo voluto parlare oggi di comunità energetiche, perché è quando si ha uno sforzo collettivo di un'intera popolazione che si muove per facilitare la transizione energetica verso le rinnovabili che noi possiamo avere dei risultati. Chilometro Verde impiega circa 70 persone, che diventeranno 300 quando il polo tecnologico lavorerà a pieno regime. Tra i progetti, spazio forma per la produzione di componentistica di impianti a biogas e biometano, spazio lab, laboratorio e centro di ricerca e spazio vento per la manutenzione di moltiplicatori di giri di aerogeneratori. Noi siamo anche beneficiari di un finanziamento PNRR per il riciclaggio dei pannelli fotovoltaici, delle lavatrici, lavastoviglie, toner, insomma una serie di attività. E quindi noi adesso porteremo avanti questa progettualità, la faremo autorizzare, ci auguriamo, e quindi però è un progetto che ci vorranno un paio d'anni poi per portarlo a regime. Ma questo polo tecnologico ha tante endoprogettualità che possono essere realizzate, è un complesso molto grande, molto importante, l'abbiamo chiamato Chilometro Verde perché è lungo un chilometro, insomma. Terza giornata a Bari con il Forum Mediterraneo in Sanità. Nel corso di questa giornata si è parlata di tecnologia e innovazione, sono settori in cui la Puglia è considerata capofila.
Procede spedito il lavoro delle regioni del Mezzogiorno per arrivare a raggiungere l'obiettivo della telemedicina. In questo senso il lavoro è coordinato dall'Agenas attraverso una serie di iniziative che consentiranno finalmente ai pazienti di avere a disposizione delle consultazioni senza muoversi da casa. Allora abbiamo cercato di capire qual è lo stato dell'arte. Le regioni del sud sono tutte attive in questo processo, tutte hanno definito e approvato e deliberato il proprio atto regionale di pianificazione e programmazione dei servizi di telemedicina. Cos'è che in sostanza cambierà per i pazienti? Come si evolverà la situazione? L'obiettivo vero, oltre a quello che è di attivare ovviamente questi servizi e quindi raggiungere in termini numerici i target previsti del PNRR, l'obiettivo è quello di far diventare effettivamente la telemedicina una modalità integrativa di erogazione dei servizi sanitari che quindi possa essere utilizzata alternativamente, integrativamente all'interno delle modalità con cui verranno erogati i servizi. Al fine di garantire questo processo, l'innovazione e l'investimento in nuove tecnologie sono fondamentali. Per quanto riguarda la Regione Puglia, che è capofila nell'ambito della telemedicina, le opportunità per le start-up ma anche per le grandi imprese di innovazione sono differenti. Sì, stiamo per riaprire a giorni gli strumenti come Nidi e Tecnonidi, che sono per le start-up innovative e quelle insomma più generaliste. Degli investimenti produttivi delle grandi imprese attendiamo l'assegnazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. Per le piccole e medie imprese ci sarà la nuova edizione dei PIA, pacchetti integrati di agevolazione. Per le micro e piccole imprese ci sarà un nuovo strumento che temporaneamente denominiamo mini PIA e che consentirà loro di effettuare i loro investimenti, i progetti di internazionalizzazione, di formazione, quelli di certificazione di qualità, di certificazione di genere, partendo sempre dall'innovazione. E sono stati consegnati ieri gli attestati a Bari ai volontari impegnati nel progetto Restate. Si chiude il progetto Restate in compagnia, organizzato dalla WILP di Puglia in collaborazione con l'ADA, Associazione Diritti Anziani Bari, e l'assessorato comunale al welfare. L'iniziativa aveva come obiettivo offrire agli anziani che restano in città nei mesi di luglio e agosto la possibilità di trascorrere delle giornate in compagnia, in un ambiente fresco e gradevole, per affrontare la solitudine che si fa sentire molto di più nelle lunghe giornate estive. All'evento conclusivo, a cui ha partecipato l'assessore al welfare del comune di Bari, Francesca Bottali, sono stati premiati i volontari della WILP Puglia che hanno collaborato con il progetto. La premiazione è avvenuta nella sede dell'ADA Bari. Sì, diciamo che oggi consegniamo questi attestati di ringraziamento ai tanti volontari della WILP, anziani e dell'ADA che hanno collaborato nell'ambito del piano cittadino di contrasto al periodo estivo, l'emergenza caldo, e anche di contrasto alle solitudini, di supporto specialmente nelle piazze pubbliche. Infatti con loro, specialmente nelle giornate di maggior afa, abbiamo distribuito i sali minerali, l'acqua donata dall'acquedotto pugliese, delle reti, delle farmacie, e specialmente fatto compagnia e ascoltato i tanti anziani che spesso cercavano refrigerio proprio sotto gli alberi delle piazze pubbliche. Ha voluto proprio raggiungere questo obiettivo, quindi raggiungere le persone anziane che erano a rischio esclusione, quindi anche le più soggette a subire i rischi delle ondate di calore, ma soprattutto nei mesi estivi abbiamo registrato, soprattutto ultimamente, come nella città di Bari ci sono stati molti casi di truffe e reagire nei confronti degli anziani. Quindi questo progetto ha anche voluto in qualche modo educarli, formarli anche a prevenire questi tipi di rischio. Riguardo il programma di volontariato, quando non mi tiro mai indietro, perché abitando qui vicino, e allora spesso vengo qui e do una mano e mi rendo utile, perché sono un tipo abbastanza empatico e disponibile, e quando c'è da dare una mano è chiaro partecipo con gli altri amici. A Matera invece è stata presentata la quarta edizione della Matera Film Festival. Saranno 8 giorni tra lungometraggi, cortometraggi e documentari.
Sarà il regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scenografo statunitense Terry Gilliam, regista di film iconici, tra questi L'esercito delle 12 scimmie, Brasil, La leggenda del re pescatore e Paura e delirio a Las Vegas, lo special guest della quarta edizione del Matera Film Festival che si svolgerà nella città dei Sassi dal 30 settembre al 7 ottobre. Una kermesse che si presenta come l'anello di congiunzione tra la città e il cinema, tra il passato e l'identità futura, e che propone tre sezioni in concorso con 6 lungometraggi, 5 documentari e 15 cortometraggi. Dalla sezione fuori concorso si mescolano retrospettive, mostra, arte performativa, proiezioni per le scuole, presentazioni di libri e masterclass con grandi autori e professionisti del cinema. Matera, che si presenta come set naturalistico di indiscusso pregio e valore, con oltre 40 film girati da leggende del cinema come Pierpaolo Pasolini, i fratelli Taviani, Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore, Mel Gibson, Patty Jenkins e Cary Fukunaga, è dunque il luogo adatto non solo per fare ma anche per parlare della settima arte. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il presidente del Film Festival Dario Toma, il direttore generale Nando Irene, la vicepresidente Anna Rida del Piano, il direttore creativo della kermesse Silvio Giordano, oltre che al sindaco di Matera Domenico Bernardi, all'assessore alle attività produttive della Regione Basilicata Michele Casino e la dirigente ARPAB Anna Cammarota. Siamo molto felici della ripartenza di questa nuova edizione, che si caratterizzerà per un palinsesto che va durante tutta la settimana e accoglie le scuole, accoglie le famiglie, accoglie i bambini e tanti professionisti del settore. Ecco, la novità di quest'anno ce la puoi indicare, secondo lei? Ma sicuramente è un focus importante sulla serialità televisiva e soprattutto quella animata in partnership, e la prima con Rai Fiction e la seconda con Rainbow, che rilascerà in anteprima mondiale l'ultima serie di cortometraggi, tra cui uno ambientato a Matera. E ha preso il via ieri la stagione autunnale dell'Orchestra Sinfonica, primo appuntamento tutto sold out. Giovedì sera nella città dei Sassi il via alla stagione autunnale dell'Orchestra Sinfonica di Matera, con un concerto che ha fatto registrare il tutto esaurito, inserito nel programma ufficiale delle celebrazioni per l'80° anniversario della resistenza al nazifascismo della città. A dirigere i musicisti il maestro Agiman. Nel programma della serata anche l'esecuzione del brano Intanto a Matera del compositore materano Antonello Tosto e alcuni capolavori di Beethoven, in scena anche il talentuoso pianista Benedetto Lupo. Guardi, la musica sicuramente leva. La cosa più bella della musica, secondo me, è che nella musica c'è sempre dialogo, è che a volte nella musica coesistono anche elementi completamente diversi, cioè linee che si contraddicono, vanno avanti insieme. E questa è una cosa bellissima, cioè la musica, secondo me, oltre a elevare l'animo, educa all'ascolto. Forse oggi siamo poco abituati ad ascoltare, siamo più abituati a gridare le nostre opinioni piuttosto che magari fermarci tanto a riflettere e capire quello che gli altri vogliono dirci. E siamo nell'epoca un po' anche del consumo dell'informazione in pochi secondi, dove tutto è urlato, tutto è slogan. La musica non è fatta di slogan, è fatta di bellezza che si espande nel tempo e che ha bisogno di riflessione. Chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo con il raccontarvi quello che è accaduto questa mattina a Taranto. Sono stati presentati 9 team in gara al SEIL GP 2023, la competizione mondiale si terrà nella città dei due mari. La presentazione a Taranto dei 9 skipper in gara al SEIL GP, velisti di fama mondiale, molti medagliati olimpici in città per la quarta tappa della competizione dei catamarani volanti F50. Qui purtroppo abbiamo 9 squadre, normalmente ce ne sono 10. I neozelandesi hanno avuto molto danni in Francia due settimane fa, quindi non sono qui. Però sono tutti adesso di altissimo livello. E il nostro obiettivo la prossima volta che torniamo in Italia è di avere un team italiano.
è più che un oggettivo, è veramente qualcosa che lavoriamo sopra. E speriamo bene che la prossima volta i tifosi italiani avranno una squadra da sopportare. Sei regate in programma tra il 23 e 24 settembre per uno spettacolo straordinario, fruibile dalla rotonda e dal lungomare tutto. Dal punto di vista della logistica e dell'accoglienza, che città è Taranto? Ottimale, Taranto adesso si sviluppa molto, particolarmente nell'ambiente dello sport, anche con i giochi del 2026, e si vede che la città è differente di 2 anni fa. Come ospiti, Taranto, il sindaco e la sua squadra sono sempre stati molto molto attenti a tutti i dettagli, quindi ci troviamo a casa qui. Non solo sport, se il GP vuol dire anche natura, futuro e giovani. Per noi, se il GP è più di uno sport, lo facciamo chiaramente perché vogliamo che la gente possa godere delle gare interessanti, ma anche pensare al futuro, futuro dei giovani e futuro della planeta. Il Bitonto calcio a 5 femminile porta a casa un altro incredibile risultato, quella della finale di Supercoppa, conquistando così il triplete stagionale. Dalila Cariello, direttore generale del Bitonto Calcio a 5 femminile, ben trovata direttore, grande successo nella finale di Supercoppa, ma come siete arrivate al triplete? Siamo arrivati sicuramente con un grandissimo lavoro di squadra. Abbiamo lavorato tanto lo scorso anno affinché potessimo costruire una squadra che rendesse più nello spogliatoio che sul campo, perché solo così avremmo ottenuto i risultati sperati. Ecco, appunto, chiudete questa stagione con tantissime soddisfazioni. A breve ripartirà la prossima, quali sono le aspettative? Allora, sicuramente le aspettative sono delle migliori. Cercheremo di fare un campionato al vertice, come quello dello scorso anno. Cercheremo di combattere, di lottare in tutte le competizioni, come se non avessimo vinto nulla. E sicuramente il desiderio è quello di riconfermarsi. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.